ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono Xuder e io sono la Pani. E anche oggi ragazzi siamo qua su Clash Royale. Mi è tornata la voce. Hai visto? Porca miseria. No, riesco. Non cantare vittoria. Non canto vittoria. Siamo qua su Clash Royale, ragazzi, perché abbiamo da aprire i due bauli del clan. Il clan, visto che ce l'avete chiesto, cosa avete trovato, ragazzi? Ancora non l'abbiamo aperto. Cioè, voi avete fatto 10 su 10? Certo, come voi, subito. Come subito? Domenica l'abbiamo finito, ma domenica prima... Che roba. Abbiamo due clan che sono veramente yeah. Però, ragazzi, prima di andare ad aprire il mio bauletto del clan... A scaldare, una no? Bella battaglia, una battaglietta, dai, la andiamo a fare, dai. Super deck che deve assolutamente farmi raggiungere la Lega 3. Ce la deve fare. Allora, siamo contro Sebto dei TT Elite. Sembra cattivo. Aspettiamo che giochi lui. I luridi. Mica come piccolo, ho appena finito di giocare col tablet, è piccolissimo. Così aspetta. Non ci vedo, ha bisogno di occhiali. Proviamo anche a spingere, bene il mini e parte lo glider. Attenzione, sembra buono l'ingresso del suo io, ragazzi, che va a tirare due martellate contro l'orda di la gang di goblin. Mettiamo dietro degli arcieri per proteggerci. Benissimo, non subiamo neanche una hit. Attenzione, lascerei andare gli arcieri. Questo c'ha i barbari scelti, la gang di goblin, fino adesso ho visto il boscaiolo, mi sembra che abbia giocato. Orca miseria, ci gioca l'estrattore. Sì, ma ci ha messo l'estrattore a livello 8 questo, sì. Qua allora proviamo a fare un altro Psycho Log, vediamo se ce la si fa. Lui gioca l'estrattore, io devo ciclare assolutamente upgrader indispensabile. Non ci credo, gioca. Minchia, che frecciata mi ha tirato. Ho perso, questa è persa, ragazzi. Mi mette dietro i luridi e io ho perso, meno che non me li gioca dall'altra parte. Buono, che ha sbagliato. Dai, buono così, andiamo a deviare un attimino. Bene che lo tiriamo indietro, ma riesce comunque ad entrare. E forse non mi fa la torre. Io avrei giocato i luridi, sinceramente. Mamma mia, ha tolto 1300 quella. Vedi che ha tolto 1300 quella cosa. Bene così, il mini pecca davanti al boscaiolo. Non puoi farmela così la torre. Mamma mia, ragazzi, è brutto. Di nuovo lo scheletro gigante al 7. Qua sì che mi giocherà, purtroppo, mi giocherà i luridi. A meno che non abbia intenzione di aprire nuovamente con gli con le freccioline. Andiamo a toglierlo. Bene, lui sta aspettando che gioco lo grider per i luridi. L'ho già capita. 4, 5, 6. Sì, ma io vado in predict con la fireball. Lui gioca l'orda. Eccezionale Hawk Shooter, che si porta in vantaggio. Gli fa la torre con questo attacco, ragazzi, incredibile. Questo è ovvio, lo sappiamo tutti che me la fa anche lui la torre. A meno che. Attenzione ancora, ragazzi. Mini pack è indispensabile. Secondo me non ha ancora giocato tutte le sue carte. Infatti, c'ha il tronco. Comincia a portarsi la torre a debita. Hit di tronco, no, ma questo non sa giocare. Aspetta, non ci credo che mi ha giocato così le frecce. Voglio deviare il coso. Grande la fireball in predict. Oh mio dio, boom! 2250, però è dentro. Attenzione, ancora pipistrelli. Mini pecca a chiudere sull'angolino. E qua è brutta, ragazzi. Sto cercando di deviare qualcosa, ma è brutta. Attenzione all'orda, non mi fa così paura. Lui c'ha l'orda. Non ci credo, gioca lo scheletro gigante. Mi ha regalato la partita, ragazzi. La vado a chiudere con una zap. Ma questo è un... Cioè, come fai a 4443? A livello 11 con lo scheletro gigante al 7? No, ma non sa giocare come te DZT. Cioè, questo vuol dire che io faccio cagare a giocare. Un pochino anche. Quello è ovvio. Andiamo con l'apertura. Io apro il tuo. Va bene. Pensi che ci sia dentro... Che cosa? La leggendaria. L'altra volta non l'abbiamo trovata la leggendaria. Mi piacerebbe arrivasse un tronco, sinceramente. Una merzia, come sempre. 1620 di gold. Andiamo a vedere un pochettino. Buona subito. 23 zappettine. Io le sto anche chiedendo. Mi sono risparmiato mezza richiesta. Bene così. Brutta. Non lo so, perché nel mio deck mortazzone mi piace avere più di un deck pronto lì. Va bene. Attenzione ancora, piano. Questo arriva sempre. Sempre. 75 barili d'ossa. Questi gli piace regalare. Sempre. Quattro skip e le comuni sono andate. Vediamo. Attenzione. No.
Avevo ancora quasi 96 comuni. Sgherrini. Tu sei sgherri da 3. Ti trovi bene? Sì. Ah, bene, bene, bene. Andiamo avanti con 27 scaricuccioli spettacolo. Questi io non li richiedo, ma se li trovo nello shop me li compro, perché li voglio provare al 9 o al 10 a inserire nel deck. Secondo me sono tanta roba, ragazzi. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Scusa, come non è giusto? Scusami, oh, oh, oh. Allora mi deve arrivare anche a me. Ma scusami, arriva la... me la sentivo sotto il palato. Ma perché mi devi portare sfiga? Scusami, ma ce l'hai con me? È quella leggendaria sfigata che tu non usi. Aspetta, il mastino lavico mi arriva. Dito magico, ragazzi. Questo è il mio dito magico, ma questo, ragazzi, salsiccia. Deve essere... È una salsiccia. Ma questo deve essere il vostro dito magico, ragazzi. Mi raccomando di scaricare un sacco di like solo per la leggendaria. Sganciate il like. Iscrivetevi al canale. Mi raccomando. Attivate sempre la campanella. Ce l'ho. E l'indondero. Siamo pronti, siamo pronti. Dai, leggendaria. Bene, non male, arriva una fuorilegge. Fuorilegge potenziabile al 2. Non ce l'ho neanche la fuorilegge. Fuorilegge, minatore, boscaiolo. Boscaiolo no, ma fuorilegge, minatore, fantasma. Non sono proprio così facili da trovare. Mamma bella, mia! Sembra quella del tulipano nero. Sembra quella del tulipano nero. Beh, ragazzi, allora, come al solito, adesso ci spostiamo nel profilo della Pami. Eccoci qua, ragazzi, nel profilino della Pami. Oh, scusa, una richiesta di carte. Prego, faccia come se fosse a casa sua. Sempre, ma questo mi fa. Ma quante vedere... Fireball hai? Ma ragazzi, ma la Pami. Buia. Ma la Pami sta portando la Fireball all'11, gliene mancano meno di 100. 905, un gulo. Ma qua è un gulo, io ce l'ho la Fireball. Tu, sai da quando la tiri. Ma veramente non si capisce. Ragazzi, cosa ne dite se facciamo fare una bella 2v2 alla Pamina? Dai, dai. Ma... Facci godere, facci nel clan. Nel clan. Questo lo devi vedere te, basta. Vediamo che non ci metti 20 minuti perché dobbiamo. Nel clan. Dai, c'è dentro tre persone, vediamo un attimino se entra qualcuno. Dai, dai, fatela normale, fatela normale. Purtroppo per dovere di live non possiamo. Fatela a caso con un altro. Sì, fai una partita veloce, che se ne frega, tanto non perdi niente. 2v2 della Pami, ragazzi, andiamo a commentarla, vediamo cosa succede. Mi sono già arrivate le sfere intanto. Attenzione, attenzione, Arena 6, ufficiale del costruttore, la Pami con Ad, bello, gioca il peccone, il rocket, il boia, la fornace, la zap, siete contro Seisho e Yosh 99 che aprono subito, molto cattivi con scintilla e strega dietro, un'ottima apertura anche da parte del tuo compagno di squadra, con una fornace la Pami risponde a una strega al 7, con una strega al 7, aia la poison. Attenzione alla scintilla, attenzione alla scintilla, ragazzi, però la strega cattivissima, la tira giù, ragazzi. Benissimo, eccezionale, la strega va a tirare giù, loro lì deridono, non si capisce bene il motivo. Lo so. Boia al 7 per lui, boia al 7. Attenzione a quell'ingresso, attenzione a quell'ingresso, la Pami non gioca. La Pami non gioca, lui di gran fortuna riesce a girare, non ci credo, ti è andata bene, sono quelli che ti entravano e ti facevano la torre. Mamma mia, boia, non boia, scusate, peccone con un terzo di vita, buoni gli sgherrini, va anche a zappare, io non avrei zappato qua sinceramente, non avrei zappato, però la strega entra ragazzi e può tranquillamente proseguire, ittata solo in questo momento dalla torre, va a colpire, però fa male quando la strega colpisce, non è male, non è assolutamente male, attenzione ancora, di nuovo la poison ragazzi. Pericolo, pericolo, strega al 7 in ingresso, ma non dovrebbe essere così pericolosa in realtà, perché infatti va sulla fornace, la torre e la sua strega la colpiscono e la Pami prepara sicuramente il suo push principale, eccolo qua il Giant, ha giocato il Giant ragazzi, ce l'abbiamo, ci hanno, oddio con rocket, il Rocket, vai di Rocket, serve una zap, sennò quel gigante è inutile. Vediamo, resiste, incredibile, mamma gigante strega, guardate che combo, chi è che ha tirato la Fireball? Io. Rimane a uno la torre, rimane a uno, lui va con un tronco, tira giù la torre, sposta indietro la scintilla e attenzione adesso ragazzi perché quella no! Chi è che ha scaricato? Io. No! Non puoi scaricare quando è nel suo posto perché adesso ricarica. Che senso ricarica? E adesso, oh mio Dio, peccato, te la spiego dopo. Di solito la scarica la tiri quando entra nel tuo campo perché sennò lei ha... cioè tu la scarichi ma non viene colpita da nessuno. Attenzione così, va bene, era comunque una torre quasi andata, si prospetta una buona parte finale di match ragazzi, 37 secondi alla fine, si ipotizza tempi supplementari,
Giant davanti, oddio, e Rocket ancora sulla scintilla, ci sta di brutto, ci sta di brutto, non ci credo, scintilla è andata giù, bellissimo il tronco di protezione, c'è il gigante quasi full, c'è il bombarolo, tiralo, oh mio Dio, bombarolo a proteggere là, io l'avrei giocato, attenzione, principe nero e cavaliere, cioè scusate, principe nero e mago di fuoco, attenzione, stanno entrando le sue truppe, stanno entrando le sue truppe, bombarolo P ragazzi, minchia, ha tirato fuori pure una rete da battaglia, buona la zap, la rete non arriva, eccezionale difesa ragazzi, buona la posizione, io giocherei un gigante centrale da loro, nell'angolo, sì, adesso proteggete i due tank, eccezionale lì, zap sui pipistrelli, sui cosi, non ce l'ho la zap, ce l'hai adesso, tirala bene, perfetta la zap della Pami, perfetta, peccato per le truppe volanti, attenzione, non riescono in realtà ad entrare, no, chi è che l'ha giocato qui, l'ha giocato lui? Io ho giocato niente, ho messo okay. Giù la strega, non si capisce bene cosa abbia in mente ragazzi, attenzione, di nuovo a zappare, perfetto, non dovrebbe entrare di nuovo l'ariete, infatti non impatta, buoni gli sgherri, chi è che l'ha giocato lì, gli sgherri? Io. Bravissima, ottima giocata, bellissima giocata, questo è stato veramente un bel piazzamento degli sgherri, non giocare niente, di aspettare il suo peccone, è inutile, gigante davanti alla tua torre, cos'è quella fireball lì? Perché? Oh mio Dio, qua rischiano di perdere. No, la pareggiano. 3, 2, 1 e la chiudono in parità. Brava, hai fatto veramente una bella partita. Mi è piaciuto. Devi ancora ricordarti un paio di cose, ma ci sta. Beh, direi che siamo pronti per aprire il bauletto del clan, assolutamente. Speriamo, raga. Dai, vediamo un pochettino cosa troviamo nel bauletto. Tutto per te. Me lo godo dallo schermo grande io. Vediamo un po'. 1620 di gold. Non male. Poi abbiamo 16 spiritini del fuoco. Questi non li usi. Uso. Che dovresti iniziare ad usare. 19 mortai che potevano... Ascolta, tu hai 4720 mortai su 2. Cioè, il mortaio all'1. Non ho mai giocato, no, mai. Fa schifo. Non fa schifo. Oh! Oh! 24 bombardini! 24 bombardini, attenzione! 11 torre inferno. Sono, anche questa ce l'hai all'1, mai potenziata. Ma tanto non ha. Fornace non male. Dici che non c'è. 16 fornaci. No, però buono, dai. Dai, buono. Se ti desse delle streghe sarebbe. Clash. No, è Clash. Ti odio. Così. Chi vi sembra? Cos'è? No, tre cuccioli di drago. Vabbè ragazzi, direi che dai, non ci lamentiamo, peccato che la Pami non ha trovato la leggendaria. Peccato, sarà il prossimo, ormai è una vita che non ne trovo più di leggendarie. Però come c'è sto opening, c'è stato. Beh ragazzi, direi che il video può finire qua. Noi vi ringraziamo tantissimo per essere rimasti qua a guardarlo fino alla fine. Vi ricordiamo di mettere sempre un bel like e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo presto! Alla prossima, ciao!